Gentili amici, buongiorno. Quest'oggi siamo con una bella ragazza e parliamo di Movida e sicurezza Novara. Allora, sappiamo indicativamente che tutti i giovani a una certa ora di sera vanno a fare quello che si dice la Movida. Negli ultimi periodi però a Novara ci sono stati due momenti gravi, perché sia in Corso della Vittoria sia in Viale Curtatone sono state violentate due donne. Ecco, tu come frequentatrice dei locali di Novara, come ragazza che fa indicativamente la Movida, a Novara ti senti sicura? Beh, allora, il problema della sicurezza è un problema di tutte le città, non solo di Novara, e si può affrontare in vari modi. A Novara sono stati fatti degli interventi palliativi, i famosi blitz, che però non servono a nulla, perché fare un blitz una volta al mese non è che risolve la situazione. Cosa vuol dire sicurezza? Sicurezza vuol dire il controllo mediante vari mezzi di un territorio a rischio, quindi parliamo soprattutto delle periferie, delle zone più a rischio come la stazione, e quindi ci sono vari tipi di mezzi da integrare. Uno per quanto riguarda appunto le forze dell'ordine che girano in macchina, che pattugliano, ma questo ovviamente non basta. Si può integrare con cosa? Con delle telecamere magari, quindi una serie di telecamere che controllano le zone, o anche, come aveva suggerito, questa non è una mia idea ma la riprendo, Elisabetta Cantele, una signora che parlava di una sua amica che quando non si sentiva sicura prendeva il telefono e chiamava lei, insomma, gli spiegava dove era tutto finché arrivava in macchina. Questa è l'idea, cioè istituire una sorta di call center nella quale una persona può chiamare, può dire dove si trova, finché magari o arriva in macchina o arriva a casa è seguita attraverso il telefonicamente. Quindi ci sono una serie di idee che possono essere integrate ovviamente. C'è la tracciabilità. Esatto, sì, perché tu sei al telefono, comunichi all'operatore, sì. Sono in via tot, così, quindi se succede un qualcosa è come se avesse una persona lì che avvisa. O comunque sempre il controllo dei cittadini, che se vedono qualcosa che non va, di chiamare subito le forze dell'ordine. Quindi queste sono una serie di cose che possono essere integrate per quanto riguarda la sicurezza a Novara, perché la sicurezza è sempre un tema importante. Indipendentemente da chi sia la giunta, sia di destra o di sinistra, è un tema che va affrontato. Per quanto riguarda le ordinanze che sono state fatte quest'estate, una delle tante, quelle di non poter consumare alcolici in bottiglia o in lattina. Una giovane cosa ne pensa? Allora, le ordinanze riguardanti l'alcol, secondo me, sono ordinanze che non sono giuste, perché comunque i locali, ad esempio, dal lunedì al venerdì non potevano servire alcol dopo l'una di notte, che comunque in estate la gente esce più tardi, consuma alcolici più tardi. Cosa si può fare? Allora, anche lì torniamo sempre al controllo. In primis i gestori, che devono assicurarsi che non vendano alcol a persone che hanno l'età per consumarlo, quindi dai 16 anni in su, e non a minori di 16 anni. Come seconda cosa, sempre i gestori devono controllare di non servire bevande alcoliche a chi è palesemente in stato di ebbrezza. E quindi già una prima scrematura devono fare i gestori per fare in modo che non succeda nulla. La seconda cosa è sempre appunto la sicurezza, il controllo del territorio, che impedisca che ci siano ordinanze che vietino un po' la libertà di tutti, anche perché i gestori penso che abbiano anche perso del denaro, perché vietando l'alcol dopo una certa ora magari la gente non esce, fa la festa in casa, e quindi penso anche che i gestori abbiano perso soldi. E poi è un problema non problema, perché ci sono i supermercati aperti. Sì, però ad esempio al Carrefour dopo le 11 o 11.30 di sera non si possono più vendere alcol. Cioè, questa è una politica interna, ma già presente da prima dell'ordinanza di Canelli, quindi proprio una cosa loro. Pertanto, è come dicevi tu prima, è il gestore che preventivamente deve fare la prima schermatura. Se il Carrefour nell'interno ha già emanato questa disposizione, giustamente come dicevi tu prima,
ovvio che anche il gestore di un bar dovrebbe fare la stessa cosa. Ma certo, anche i gestori devono controllare, uno, l'età delle persone e due, se le persone sono ubriache a non servire più alcol, a dire no, non posso, perché comunque vanno anche a perderci loro. Quando hanno chiuso il Plaza o il Carpe Diem o lo 049 hanno di certo avuto un danno economico. Quindi è meglio servire un drink in meno, ma non avere poi un danno economico dopo o comunque altri problemi legati alle liste soprattutto. Secondo me quello che bisogna fare è anche dei programmi per i giovani che parlano sia del consumo di alcol consapevole, di cosa comporta l'abuso e quindi il consumo consapevole, quindi anche dei programmi per i giovani. E questo potrebbe anche essere un'altra soluzione da integrare. Di solito i problemi non c'è mai un'unica soluzione, ma una serie di soluzioni che vanno integrate. Parliamo di università. So sì. Che frequenti l'università, come tu ben sai, questa settimana l'Italia non fa più parte della lista delle famose 140 università più importanti del mondo. A che cosa è dovuto secondo te? Allora, io frequento l'Università di Lettere a Vercelli e secondo me comunque le università italiane hanno tantissimo da dare e sono anche per certi versi le migliori, soprattutto per quanto riguarda la cultura, penso la cultura umanistica, la cultura allo studio del latino, della linguistica. Noi veramente siamo un'eccellenza rispetto ad altri paesi. Per quanto riguarda, questo è il mio campo ed è quello che vedo costantemente a Vercelli, quindi questa cosa mi dispiace molto perché l'Italia e l'università italiana hanno veramente un enorme potenziale. Non credi che questo potenziale sia stato intaccato dalla carenza di fondi? La carenza di fondi per l'università, per quanto riguarda quelle pubbliche ovviamente, è sempre un problema, perché si possono fare, cioè se ci fossero più fondi ovviamente si potrebbero fare molti ma molti più progetti, interconnessione tra università, scambi culturali. Sì, può darsi che la mancanza di fondi abbia anche influenzato questo, però principalmente penso che comunque anche a livello di insegnamento delle materie, ripeto, come quelle umanistiche, latine, ci sono delle carenze? Carenze nel senso Allora, per quanto riguarda l'insegnamento, ci sono delle carenze perché gli insegnanti non partecipano a dei corsi di riqualificazione? Allora, secondo me il discorso degli insegnanti è un po' ampio, dipende da insegnante a insegnante, cioè c'è comunque cioè, l'insegnante bravo e l'insegnante meno bravo, questo succede dappertutto e non dipende dai fondi o meno. A Vercelli ci sono delle eccellenze, abbiamo Alessandro Barbero che è un'eccellenza nel campo della storia ed è una persona veramente speciale, stracompetente. Abbiamo altre eccellenze come Marazzini, che è il presidente dell'Accademia della Crusca. Abbiamo eccellenze come la Raffaella Tabacco, che è latinista, una latinista molto famosa in Italia. E quindi nel senso ogni università secondo me ha i propri fiori all'occhiello. Poi anche i professori meno bravi, ma questa è una cosa normale, non dipende dai fondi. Ok, cari amici, abbiamo ascoltato una cittadina novarese, ci ha detto cosa ne pensa indicativamente un po' dei grossi problemi che interessano i giovani. Ci sentiamo alla prossima, arrivederci.